Ciao a tutti e bentornati, io sono Paola Reggiani e oggi approfondiremo insieme quello che vi troverete di fronte, cari maturandi, quando vi appresterete a svolgere la prima prova di maturità. Oggi in particolare approfondiremo la traccia di tipologia A. Se sceglierete infatti di elaborare una delle tracce della tipologia A, sappiate che potrete scegliere tra due alternative. Si tratta di una tipologia, la A, articolata in due parti, in cui stanno insieme comprensione e analisi, e poi invece a queste seguirà una parte di produzione. Come abbiamo potuto vedere nel corso delle simulazioni che si sono avvicendate nei mesi precedenti, la tipologia A prevede sempre una fase di riscrittura del testo, rielaborazione o parafrasi. Inoltre vi viene richiesto di focalizzare la vostra attenzione sugli snodi fondamentali del testo, sui suoi temi principali. Badate bene che comunque l'elemento della riscrittura sotto forma di sintesi, sotto forma di riassunto, è un elemento caratterizzante anche la tipologia B. Per quanto riguarda la prima parte, quindi quella di analisi e comprensione, ovviamente la commissione Seriani già aveva spiegato che si tratta di un momento in cui al candidato viene richiesto di enucleare quelli che sono gli snodi testuali principali. E proprio nelle simulazioni ci siamo confrontati con questa parola, snodi testuali. Era apparsa per esempio nella simulazione di dicembre, non più in quella di febbraio, ma spero che i vostri professori grosso modo vi abbiano spiegato a cosa si allude, in modo che non arriviate impreparati. Con la parola snodo testuale intendiamo i momenti fondativi, principali, le caratteristiche peculiari di quel testo. Chiaramente dovete essere in grado di enucleare e riproporre a parole vostre, perché poi la prima prova in realtà deve sempre dimostrare la padronanza del candidato della lingua italiana. Per ciò che riguarda invece la fase di produzione vera e propria, verranno richieste delle riflessioni su tematiche variegate, chiaramente a partire dagli spunti offerti dal testo e in particolare relative all'autore in oggetto, ma anche ad altri autori. E quindi ancora una volta dovrete dimostrare la vostra capacità di fare collegamenti, riflessioni e di esservi costruiti nel corso degli anni una rete di conoscenze molto flessibile. Quindi lo studente deve dimostrare di essere in grado di attingere a tutto questo bagaglio di conoscenze che è stato in grado di costruirsi e di sfoggiarlo durante la prova di tipologia A. Chiaramente non deve essere uno sfoggio di conoscenze fini a se stesse, ma un modo per dimostrare come siete in grado di fare dei collegamenti fruibili, utili, legati quindi ai temi, agli snodi testuali più importanti all'interno dei testi proposti. Guardate bene poi che oggetto dell'analisi possono essere autori canonici e non canonici, dove per canonici si intendono gli autori espressamente indicati in quel documento che prende il nome di indicazioni nazionali. La prova è comunque sempre una prova di competenza, di conseguenza se vi trovate di fronte come l'anno scorso a Caproni, un autore che spesso alle scuole superiori non si tratta ma che per esempio io conoscevo molto bene per via del mio trascorso, delle mie tesi di laurea, delle mie passioni, ecco che non dovete spaventarvi, perché se comunque vi viene proposto il testo di un autore che voi non conoscete, è comunque chiaro che vi si ritiene in grado di sostenere la prova, dimostrando di saper applicare competenze e abilità acquisite nel corso degli anni in un testo di un autore a voi sconosciuto. Nessuna prova vi viene proposta e ritenuta impossibile. Quindi nel corso del triennio dovreste aver acquisito tutti gli strumenti necessari per poter svolgere la prova agevolmente e al meglio. Un'altra precisazione, ricordatevi sempre che gli autori che potete trovare sono autori attinti a quello che è il bagaglio culturale letterario italiano a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Questo non significa che siate autorizzati a dimenticarvi del Petrarca, di Dante, di Manzoni stesso, assolutamente no, che potrebbe esservi invece utilissimo nel caso in cui dobbiate fare riferimenti al romanzo. Diciamo che non vi verranno esplicitamente richiesti, seppur potrebbe essere utile e potrebbe esservi richiesto di riprendere gli snodi testuali principali delle loro opere. Quindi ricordatevi sempre, molto probabilmente, se ci si attiene alle indicazioni nazionali, Dante non potrà mai venir fuori. Però
nulla vieta che a lui si possa fare riferimento, e anzi vi faccio presente che un approccio di questo genere chiaramente in sede poi di correzione verrebbe sicuramente premiato. Altro aspetto risolto con le simulazioni è: ma come si sviluppa dal punto di vista concreto questa prova di tipologia A? Ed effettivamente quello che se ne è desunto è questo, cioè che la prova di analisi e comprensione la si può svolgere attraverso la risposta puntuale alle domande fornite, mentre la parte di rielaborazione e produzione invece deve essere formulata con un testo vero e proprio. Nulla vieta però di svolgere un testo unico. Chiaramente vi invito ad attenervi a quanto il vostro docente ha scritto nelle indicazioni presenti nel documento del 15 maggio, perché proprio all'interno di quelle indicazioni ci saranno le risposte che il commissario esterno d'italiano cercherà relativamente a come avete lavorato e a come durante l'anno sono state corrette le vostre prove scritte. Altra specificazione legata sempre alla prova A: i testi che vi troverete di fronte per ciò che riguarda questa tipologia possono essere appartenenti a epoche completamente differenti e potrebbero anche appartenere a tipologie testuali differenti, quindi per assurdo, come vi avevo già anticipato, un testo magari lo troverete in prosa e uno invece in poesia. La ritengo una cosa utile perché in questo modo voi potrete avere un maggior margine di scelta e di personalizzazione della prova. A questo punto non mi resta altro che farvi un grande in bocca al lupo, lasciatemi un commento qui sotto, raccontatemi come state, se avete già pensato che prova sceglierete, se avete qualche richiesta particolare, non dovete fare altro che lasciare un commento qui sotto. Se condividerete inoltre questo video nei vostri gruppi WhatsApp di classe, ne sarò felicissima. Buona preparazione in vista dell'esame.